occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, Donato, viva l'Italia. Domani, ormai tra poche ore, è la festa della Repubblica. Ma è difficile festeggiare una Repubblica che libera lo scanna cristiani. È proprio lui, Giovanni Brusca, ha detto lo scanna cristiani, detto anche Uverru, cioè il maiale. Lui è l'uomo che ha ordinato, l'uomo che ha ordinato di sciogliere nell'acido un bambino di 11 anni, lui, Giuseppe Di Matteo, ha ordinato di rapirlo e poi di sciogliere, tenerlo sequestrato e di scioglierlo nell'acido. Lui, l'uomo che ha premuto il pulsante, il bottone della strage di Capaci, l'uomo che ha fatto saltare in aria il giudice Falcone, la moglie e la scorta, lui, lo scanna cristiani, l'uomo accusato, che ha denunciato, ha ammesso di avere ammazzato 100